sono 180 persone che hanno votato fino adesso, quindi che più o meno la media degli altri anni. La gente a quest'ora della domenica mattina diciamo che è un po' di tutti i tipi. Ci tengo che cambino le situazioni. Ma è un'abitudine, ho sempre votato a tutte le elezioni da quando ho 18 anni, quindi mi sono sentita in dovere anche questa volta. Nelle primarie ci ho creduto sempre e adesso che finalmente ci sono le utilizziamo. Siamo in zona via dei Missaglia, verso Rozzano, all'interno di un bocciodromo comunale. Sono le 6 di sera più o meno. Noi viviamo la realtà dei bambini nel mondo dell'istruzione comunale, scuole gestite dal comune, con carenze strutturali abbastanza grosse, al di là del tema dell'insegnamento, ma anche proprio su aspetti di dettaglio, forniture o cose di questo tipo. Basta con la cementificazione, verde, vogliamo del verde a Milano, siamo stanchi delle cose brutte. Questa città ha bisogno di riprendere, di riacquisire una personalità e un ruolo. Far delle case popolari perché la gente lì che non ce li hanno. Li vorrei tutti e quattro, guarda. Perché sono quattro e forti. Quello che chiederei a Pisapia è di riportare Milano al centro dell'Europa, di ritornare ad essere una città accogliente per gli immigrati, per quelli che vengono da fuori Milano, una città dove le diversità sono la risorsa, che è sempre stata la forza di questa città. E quindi aspettiamo con trepidazione gli ultimi dati. Sono le 22:12, speriamo di conoscerli al più presto. Sacerdoti 586, Onida 6459. Sembra proprio che Giuliano sia in testa e siamo veramente in trepidante attesa. Un'emozione grandiosa perché un lavoro meraviglioso, Giuliano ha fatto di tutto in questa città, si è mosso benissimo e credo che meriti una grande vittoria. Senti, aspettiamo un attimo, Riccardo. Riccardo. Non passiamo. Ascolta, ma l'Inter cosa fa? Boeri 22.894, 40,27. Pisapia 25.895, 45,53. Ma è una vittoria di tutti, soprattutto vostro. Discorso! No, io dico solo questo, abbiamo fatto un miracolo, adesso dobbiamo fare il secondo. Quindi... A me piacciono tutti e quattro i candidati che si sono presentati, ma lui ha la capacità di renderli integrati e spero che gli altri non rinuncino alla loro dichiarazione di lavorare per Milano. Questa sera la speranza è abnorme e io spero che proprio anche il PD è così, che ha sbagliato in un certo senso appoggiare solo una persona, capisca che abbiamo bisogno di tutti e quattro. Naturalmente c'è stata anche una chiara delusione, nel senso che questo è un risultato che non ci vede, come speravo, essere noi protagonisti di questa seconda fase. Noi ci saremo lo stesso, ho chiamato Giuliano Pisapia, gli ho fatto i miei complimenti, gli ho detto con franchezza che, come avevo sempre detto in tutte le occasioni nelle settimane scorse, sono al suo fianco con tutto quello che abbiamo fatto, pronto a dargli una mano seria.